Selina Turchi, la detective della Zika, è stata ospite a Forlì per una lectio magistralis dedicata al virus e alla sua trasmissione. È stata proprio Selina Turchi a scoprire infatti la relazione fra la microcefalia infantile e il virus, che risulta quindi essere molto pericoloso per le donne in stato di gravidanza. Questo importante passo per la medicina mondiale ha portato la rivista Nature a inserire la studiosa fra i 10 scienziati più importanti al mondo. Di padre romagnolo, di San Benedetto in Alpe, nel Forlivese, la dottoressa Turchi è stata quindi ospite della manifestazione Romagna, terra del buon vivere, grazie ad un appuntamento promosso da Conf Cooperative di Forlì e Cesena in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Zika virus is an infection that was considered to be benign as with few. Zika virus è un'infezione che inizialmente veniva considerata benigna e che si presentava in maniera asintomatica, ma poi abbiamo scoperto che era particolarmente infettiva, soprattutto con le donne in gravidanza e i bambini in tenera età. Cosa rappresenta per lei essere qui a Forlì, nella terra che è data di Natale suo papà? Per me è veramente incredibile, ho trascorso la mia vita con una relazione d'amore per l'Italia, particolarmente per San Benedetto in Alpe, il posto dove sono nati i miei genitori. Che cosa rappresenta per un ricercatore riuscire a ottenere un risultato come quello che ha centrato lei? È stata veramente una sorpresa ed è stato l'effetto di un lavoro fatto in team ed ha avuto effetti nazionali e internazionali veramente in pochissimo tempo. Oggi si parla anche di corretta informazione riguardo allo virus Zika. Sono molti i casi di italiani che vanno nei paesi tropicali e contraggono la malattia e poi tornano in Italia. C'è sempre questo pericolo paventato di contagio. È vero, c'è questo rischio oppure no? Sì, confermo, il rischio di infezione c'è, soprattutto attraverso il vettore, ma ho anche detto che è improbabile che ci sia una larga diffusione dell'epidemia, in particolare in paesi come l'Italia, dove abbiamo una grande sorveglianza. La cosa veramente importante è avere una buona sorveglianza e se tu sai di essere stato in un paese dove sai che circolano virus come la chikungunya o lo Zika, quando tu torni a casa e conosci quindi il rischio, l'importante è che tu ti rechi dal tuo medico, lo informi, perché l'importante è essere informati. Il ministro della Salute mi ha chiesto di prendere in considerazione il numero dei casi del virus Zika nei paesi dove i bambini sono nati con microcefalee e con sviluppo ritardato e di considerare in questi casi quando fosse associabile al virus della Zika. Oggi con Conf Cooperative si parla di scienza, si parla di medicina, come mai questa decisione di ospitare questo convegno? Ma in realtà, vabbè, Conf Cooperative è già quest'anno all'interno del proprio tema principale dell'anno, che è quello delle periferie al centro, è il terzo evento che organizza. Il primo con il magistrato Corradino a febbraio, che insomma, per portare al centro il problema della legalità, all'interno della nostra assemblea con lo scultore non vedente Felice Tagliaferri. Oggi abbiamo avuto la fortuna di con Selina Turchi, io e lei abbiamo un aggancio particolare perché veniamo tutte e due da San Benedetto in Alpe e quindi in realtà è stata lei che in onore del padre che viene da questo territorio si è, come posso dire, voleva dare un contributo al territorio da dove ha preso i natali il padre e quindi poi dopo noi ci siamo andati dietro nell'organizzazione grazie anche al contributo organizzativo e economico essenziale della Fondazione Cassa dei Risparmi, Settimana del Buon Vivere e tutto il resto, insomma. Periferia al centro, come si traduce, oltre ovviamente a questo incontro, questo slogan? Ma sì, periferia al centro, noi intendiamo, quando parliamo di periferia al centro, parliamo di periferia come luogo geografico, periferia come momento di bisogno ed è sicuramente uno dei temi principali per quello che è una cooperazione moderna. Come associazione pensiamo che oltre a svolgere
il nostro ruolo principale, che è quello di rappresentanza delle cooperative, delle nostre cooperative, insomma, che sono nel territorio, sono 270, con punti di eccellenza come Orogel o altre grosse cooperative. Oltre a svolgere questo ruolo essenziale, penso che una nuova forma di associazionismo sia anche quella di essere partecipi nel territorio in cui uno svolge la propria attività, a livello per la crescita socioculturale del territorio in cui opera. Quindi diciamo che rientra tutto in un progetto che porteremo avanti anche negli anni futuri, insomma. Oggi si parlerà di scienza, di informazione, di corretta informazione e di buon vivere. Come mai, come Conf Cooperativa, avete deciso di cavalcare questi temi? Conf Cooperativa è un attore del territorio, è uno di quegli elementi che cerca di aggiungere un piccolo tassello allo stare bene, al vivere meglio all'interno appunto del territorio in cui insiste. Pertanto ci è sembrato, un pochino sulla scorta della filosofia che abbiamo adottato quest'anno, dell'attenzione che abbiamo posto alle periferie al centro, ci sembrava che la figura della dottoressa Selina Turchi fosse particolarmente coerente. Originaria di San Benedetto in Alpe, località della nostra montagna, che è assurda ai massimi livelli della ricerca, quindi un grande messaggio per la cooperazione e soprattutto per il territorio nel suo insieme. Conf Cooperative oggi è anche sinonimo di corretta informazione, di buona informazione. Con la zika normalmente si fa sempre della gran paura, visto questo nome straniero, in realtà oggi capiremo esattamente che cos'è. Sì, attraverso questa iniziativa che segna come un'organizzazione come Conf Cooperative non si preoccupa solo di dare rappresentanza, voce alle cooperative, ma dare rappresentanza al territorio, dare rappresentanza anche dei territori periferici. Abbiamo, credo, questa combinazione particolare di avere una delle 10 maggiori scienziati al mondo che ha origine nel nostro territorio e nei territori nostri di periferia. La cooperazione è una modalità di impresa che valorizza le persone e soprattutto valorizza le persone che hanno più bisogno, così come i territori che hanno più bisogno. E credo che questa coniugazione, questa combinazione oggi di poter ascoltare un personaggio di livello internazionale che viene dai nostri posti è un po' come la cooperazione riesce a volte a togliere dalle persone e dalle situazioni più difficili le storie più belle e anche a volte, da un punto di vista economico, i risultati migliori. Quindi mi piace fare questo abbinamento perché credo che oggi si sposi con l'iniziativa che Conf Cooperative Forlì Cesena assieme alla Fondazione hanno organizzato. Come fondazione sono diversi gli appuntamenti che offrite alla città di Forlì per affrontare diversi argomenti. Come mai questa scelta? La fondazione da sempre favorisce un'offerta culturale e di opportunità di incontro per la città con personalità di livello mondiale. Questo di questa sera è molto specifico, ma è molto, come dire, con un'opportunità di conoscenza e di incontro con una persona che per la sua levatura scientifica ha dato lustro alla ricerca, ma soprattutto per i suoi natali del nostro territorio, come dire, è stato proprio quello che uno dice, l'Italia nel mondo. Appunto, oggi si parla di scienza, si parla di medicina, normalmente che argomenti trattate? Economia, cultura, sociale e varie. L'offerta è all'interno degli Experian Colloquia che già da anni vengono proposti e riscuotono un notevolissimo interesse per il pubblico di tutte le età, anche di tantissimi giovani, e questa è una cosa molto interessante.